La terza pagina di questa storia è l'ultima pagina di questa serata qui in diretta da Casoli. In Abruzzo è quella che vorrei definire gloriosa della resistenza. So che l'aggettivo può apparire retorico, ma nel caso della resistenza abruzzese, in particolare della così chiamata Brigata Maiella, questo aggettivo non è assolutamente infondato. È davvero una storia luminosa quella della banda patriottica Maiella, i vari nomi che ha avuto e che tra poco vedremo. Ma per capirla questa storia dobbiamo capire questa trasformazione che abbiamo cercato in questa serata di descrivere, da un luogo come Casoli e gli altri luoghi dell'internamento in Abruzzo e diciamo in generale questa regione scelta per la sua marginalità, per la sua perifericità, per la sua estraneità, diciamo così, che diventa invece l'epicentro di una guerra terribile, di un fronte, quello della seconda guerra mondiale, e di una serie di episodi drammatici, davvero tragici, conseguenza di questa improvvisa centralità di queste terre. Sostanzialmente accade che qui si insedia la linea Gustav, cioè che è l'avanzata verso nord delle truppe alleate dopo gli sbarchi e le vittorie a sud, e viene fermata lungo una linea che è il cui punto più forte è Montecassino, l'abbazia di Montecassino, una linea tesa sostanzialmente a difendere Roma, dagli alleati, a tenere Roma sotto il controllo nazista, e questa linea passa qui sotto queste montagne, passa tra Ortona, che è il centro di una battaglia feroce che ha giornalisticamente almeno lasciato definire Ortona come la Stalingrado d'Italia, ma passa anche per piccoli centri distrutti interamente dai nazisti per fare terra bruciata di fronte all'avanzata degli alleati, e dunque vedremo come, in conseguenza di questa mutata condizione storica, la nascita, non in queste zone, ma proprio in queste strade, nel resto che fuori dal teatro c'è la targa che ne celebra la fondazione, della Brigata Maiella. Ho riassunto sinteticamente una storia che ora affiderò agli ultimi ospiti di questa serata, perché la loro competenza è davvero particolare. Il professor Costantino Felice, benvenuto. Ha dedicato alla Brigata Maiella, uno storico, ha dedicato alla Brigata Maiella un libro monumentale. È stato uscito 5 anni fa dall'editore Donzelli, è un libro pieno di eventi, di storie, di, io dico di gloria, ma insomma non so se esagero con le parole. Però ecco, la Brigata Maiella alcuni caratteri particolari li ha avuti. Allora, vediamo se me li ricordo tutti. Intanto non era legata particolarmente a partiti o organizzazioni politiche. Quindi quando si fondò qui, fuori da sto teatro, con i primi partigiani che già erano attivi in alcune azioni disperse, non aveva un commissario politico, un'appartenenza politica. In virtù di questo accadde qualcosa di incredibile nella storia dell'esistenza, cioè venne integrato nell'esercito regolare, quello inglese che risaliva queste vallate, ha partecipato insieme agli eserciti regolari, ha conquistato città, ricordo Pesaro e soprattutto Bologna, entrando insieme alle truppe alleate come una parte come le altre dell'esercito. Sì, aveva una particolarità, che non aveva simboli perché non volevano simboli della monarchia, perché comunque erano repubblicani. È così? Sì, intanto occorre dire che la Brigata Maiella è definita anche la banda delle bande, cioè è una formazione partigiana che raccoglie una serie di altre formazioni partigiane, in parte anche preesistenti alla Brigata Maiella. Cioè in questa zona si formano quasi in ogni comune, anche qui a Casoli, dei nuclei combattenti di partigiani, di soggetti che imbracciano il fucile e decidono di combattere in armi contro il dominio nazifascista. E anche questo discorso dei campi di concentramento di cui si parlava prima non è sconnesso alla nascita del movimento partigiano, perché molto spesso gli internati in questi campi svolgevano anche una funzione pedagogica di risveglio della coscienza politica presso le popolazioni locali. È anche il caso di quel fornaio di cui si diceva prima, poi diventa combattente, diventa partigiano. Probabilmente lo diventa perché è frequentato da un internato che, diciamo, gli apre
la coscienza, insomma. Quindi c'è un nesso. Poi quando dopo l'8 settembre vengono aperti questi campi di concentramento, molti di questi qua si danno alla macchia, degli stessi internati assumono talvolta anche la guida di questi gruppi partigiani. E la Brigata Maiella, in sostanza, altro non fa che federare, sì, federare, perché c'è qui, ripeto, c'è un germogliare di gruppi, di nuclei partigiani. La Brigata Maiella ha il merito, in modo particolare Ettore Troilo, di raccogliere tutti questi gruppi e di convincere i comandi alleati, ma anche i comandi del ricostituito esercito italiano, della validità di questi gruppi. Ad accettarli, come combattenti regolare, questo è una cosa, diciamo, importante. Molti di questi sono anche ex emigranti, che spesso conoscono anche l'inglese, perché Ettore Troilo aveva anche difficoltà di linguaggio a capirsi con i comandi inglesi. Ex emigranti in America che conoscono l'inglese e che quindi possono meglio fare, ma non è facile convincere e superare le diffidenze dei comandi alleati, perché lo stesso Montgomery, Alexander, erano ostili all'accettazione di gruppi partigiani come combattenti. Una storia molto complessa e tormentata come quella del rapporto tra formazioni partigiane e eserciti regolari degli alleati, qui conosce una pagina assolutamente eccezionale, perché grazie ai nomi che sono stati fatti, Lionel Wingram, che è un ufficiale inglese che intuì e difese la possibilità di includere dentro. Lionel Wingram è un eroe. È un eroe perché è morto a Pizzo Ferrari. Allora, andiamo per ordine. Abbiamo pronunciato un nome, quello di Ettore Troilo. Allora, Ettore Troilo era una figura con un passato, una certa esperienza politica, aveva conosciuto Emilio Lussu in guerra, nella Prima Guerra Mondiale, poi aveva frequentato, aveva aiutato, insomma, era un collaboratore di Giacomo Matteotti, quindi aveva un certo tipo di formazione politica. Accanto a lui l'altra figura fondamentale invece, quella di Domenico Troilo, il cognome, come in tanti cognomi da queste parti, non allude a parentele, o almeno non ci sono parentele, è stato poi un po' il comandante militare. Da queste due straordinarie figure, ma abbiamo una testimonianza di Carlo Troilo, il figlio di Ettore, che affidiamo alla voce di X. Di Carlo Troilo. Sì, di Carlo Troilo, ho detto giusto? Sì, no, di Ettore Troilo. Di Carlo Troilo, figlio di Ettore, che descrive molto semplicemente questo meccanismo di formazione della coscienza, che ora in maniera molto suggestiva Costantino Felice disintetizzava, cioè di quanto influivano le tragedie, le violenze tedesche a cui assistevano, l'elemento di idee nuove che arrivavano, l'esperienza precedente. Sentiamo come in una testimonianza molto breve ma molto chiara Carlo Troilo descrive nelle sue memorie familiari questo processo, questa nuova consapevolezza. I tedeschi chiedevano il bestiame e i contadini lo imboscavano, lo nascondevano, lo uccidevano pur di non consegnarlo al nemico. I tedeschi davano la caccia ai fuggiaschi mentre i contadini li ospitavano, provvedevano al loro sostentamento, li guidavano oltre la linea del fronte. I tedeschi chiedevano gli uomini e gli uomini si davano alla macchia. Fu appunto nei boschi, nelle stalle, nelle catapecchie sperdute che si cominciò a parlare di resistenza, a ragionare sul da farsi e appunto dalla desolazione, dalla consapevolezza di non avere più nulla da perdere, sorse il coraggio e la volontà di battersi. Chi furono, in sostanza, i primi patrioti che cercavano di procurarsi le armi? Vecchi fucili da caccia, mitraglie sottratte ai tedeschi, e che costituirono i nuclei di resistenza spontanea nei paesi distrutti dai tedeschi. Giovani, ragazzi, in grande maggioranza, e uomini che avevano combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Ma furono
soprattutto coloro che si trovavano all'inizio della vita, che sentirono in maniera immediata, interpretando il pensiero di tutto il popolo, che in quel momento era in gioco una questione di vita o di morte per la nostra patria. Ecco, breve e chiarissima testimonianza. Raramente è capitato di veder descrivere così, semplicemente, con parole anche semplici e chiare, questo vertiginoso cambiamento di coscienze che portò alla nascita della Resistenza. Naturalmente influiva quello che accadeva da queste parti. Emanuele Gianfrancesco è un giovane storico, giovane, ve lo garantisco, che ci ascolta per radio, glielo diciamo, chi è in sala lo vede con i suoi occhi, che quando era ancora più giovane, cioè quando era uno studente liceale, ha fatto una cosa che non so come definire. Emanuele Gianfrancesco, cioè ha percorso tutta la linea Gustav a piedi, è nato da queste parti, avrà sentito parlare della linea Gustav e ha voluto percorrerla. Allora, intanto, vabbè, non so cosa ha trovato adesso, ma come l'ha aiutata questo viaggio a capire cosa accadeva in quei mesi, in quelle settimane, perché è stato 9 mesi, mi sembra, durata l'occupazione tedesca, il fronte si muoveva abbastanza, a Casoli fu liberata tra i primi luoghi nel dicembre, l'inizio di dicembre del 43, ma altrove fino alla primavera del 44 il fronte resisteva, i tedeschi resistevano e la liberazione avvenne, come a Roma, poi nel giugno del 44. Cosa ha trovato lungo questa linea Gustav che le faceva ricordare, le permetteva di ricostruire la situazione di quegli anni di guerra? Beh, innanzitutto la prima cosa complicata è stata capire qual era la linea Gustav. Parlo al plurale perché insieme a me ci furono 2 ragazzi, Alberto Amadeo e Alfredo De Grandis, che mi hanno accompagnato in questo viaggio. La prima difficoltà è stata capire dov'era questa linea Gustav, ed era una linea molto mobile. Il fronte ha cambiato nel corso del tempo, in 2 mesi ha percorso chilometri. C'era una curiosità di ragazzo, insomma, di appassionato di storia già da allora, c'erano delle letture dietro. Certo, non ci aspettavamo di trovare quello che poi abbiamo trovato, pagine di storia locale con delle peculiarità e delle novità nel panorama nazionale e internazionale. Noi siamo partiti da Ortona, che appunto è stata nominata prima come la Stalingrado d'Italia, la piccola Stalingrado, la Stalingrado in miniatura, appunto a restituire la drammaticità della battaglia in quel luogo. Siamo partiti da Ortona e siamo arrivati a Monte Cassino, perché è un altro luogo della memoria della Seconda Guerra Mondiale importante, e ogni tappa per noi ha rappresentato una scoperta e una novità. Penso alla seconda tappa a Orsogna, che è un paese che non dirà nulla, ma che c'è questa leggenda del Nazikapurch, dei cullatori di maiali, dove gli abitanti, con la loro scaltrezza e con il loro modo di fare resistenza spontaneo nel nascondere il bestiame, e combattevano a loro moto, cioè mettevano i maiali nelle culle. Esatto, se ho capito bene il dialetto, cioè, quindi ho capito, mettevano i maiali nelle culle nascondendoli, vabbè, come bambini, però questo è un episodio che racconta poi quel mondo contadino che si ribella al soprusso, alle ferratezze dei tedeschi, che appunto, come diceva prima la lettura di Ettore Troilo, si nasconde, che nasconde il bestiame per non darlo ai tedeschi. È una prima forma di resistenza, prepolitica, certo, però è una prima forma di resistenza. E poi ci sono altre tappe importanti, siamo passati per Casoli, per Gessopalena, che dove c'è stata una strada nella frazione di Sant'Agata, una strage nazista particolarmente ferrata, fino ad arrivare a Pietranzeri, a Pizzo Ferrato, che appunto ci ricorda la battaglia della Tutti Forza. Luoghi fatali, anche se poco noti, forse sono luoghi di stragi che non possiamo definire minori, ridotte di numeri perché sono piccolissimi centri, ma sono luoghi di stragi e ferrate, cioè di intere comunità distrutte dai nazisti. Nemmeno in una logica di rappresaglia, come accadrà in altre zone d'Italia, dove la violenza nazista si mascherava dietro la reazione ad azioni partigiane. Qui la scopa era un altro, era creare terra bruciata di fronte all'eventuale avanzata delle truppe alleate. Poi lo scopo era anche quello di punire le popolazioni, come forse ascolteremo in una testimonianza tra qualche secondo. Ma Gianfrancesco poi è diventato uno storico, no? Uno che a quell'età si mette a fare questa cosa, adesso è un consulente del MIUR e dell'UCEI, mi dica, come no, Costantino Felice? La storiografia nazionale, anche europea, a proposito della linea Gustav,
di solito ha posto l'accento sul versante tirrenico. Certo, quello Cassino. lo conoscevo ecco, bene anche prima di venire non qua. Non meno importante, anzi forse più importante, è il versante adriatico. Cioè non bisogna dimenticare che qui ci sono state due battaglie importanti. La battaglia del Sangro e la battaglia di Ortona, di cui si diceva che sono battaglie molto importanti dal punto è di molto vista sanguinose e battaglie molto importanti dal punto di vista militare, ecco, delle strategie militari. Poi in realtà il fronte, diciamo, si blocca perché i comandi supremi delle forze alleate decidono lo sbarco in Normandia, per cui questo fronte a sud di diventa Roma immobile. È lo stesso Montgomery che si trasferisce nel dicembre del 43, lascia l'Abruzzo perché lui stava da queste parti, diciamo così, e Casoli era l'avamposto più avanzato inglese alleato, diciamo, perché liberato. Si trasferisce per andare a organizzare lo sbarco in Normandia. Però questo, diciamo, questo è molto un primo Senta, elemento. Ma come collochiamo qui questa serie di stragi? Adesso ascolteremo tra poco una testimonianza, ce ne sono alcune, le ho ritrovate in rete, alcuni sopravvissuti che hanno parlato con molta fatica. Sono stragi. Che era questo lo scopo? Come possiamo interpretare la particolare violenza che veniva esercitata su comunità particolarmente inermi? Si trattava proprio di nemmeno di villaggi, di piccoli agglomerati di case, persone che venivano concentrate in una casa, in una stanza, in altri casi racconti di una bomba in ogni casa, dentro le pentole, i tedeschi vicino, lasciavano una bomba. Come c'è possiamo... stata la strage di Sant'Agata il 21... Sant'Agata di Gesso di Gesso Baleno. Gesso di oltre 40 civili. No, e qui insomma la ferocia del nazifascismo. Se si toglie il fronte orientale, la tecnica della terra bruciata, cioè della distruzione di ogni forma di vita su determinate zone, fino appunto alle stragi, si verifica qui, nell'ambito dello scacchiere non solo italiano ma anche europeo. La decima armata di Kissinger qui mette in atto, diciamo, le tecniche più feroci e brutali di lotta, di guerra ai civili. Cioè non è solo uno scontro tra eserciti, ma i comandi tedeschi si accaniscono contro le comunità civili, contro la Adesso popolazione civile. Adesso sentiremo una traccia di questo, dico di una traccia perché in questo caso la voce di X-Boreal è l'impresa impossibile di dare voce al ricordo che Virginia Macerelli ha della strage di Pietranzieri, dell'eccidio di Pietranzieri, uno di queste stragi diffuse, forse non ricordate perché, come dire, di dimensioni sempre ridotte, ma quello che adesso stava dicendo Costantino Felice è davvero molto importante. Altrove, anche nei casi di stragi maggiori, la motivazione, diciamo, la dinamica era leggermente diversa. È una ferocia diversa, gratuita, ecco, in cui si combina, diciamo, insieme che, sì, la brutalità di alcuni reparti della Wehrmacht, talora anche delle SS, insieme, diciamo, alla criminalità del regime nazifascista, la combinazione, ed erano terrorizzati questi comandi tedeschi dall'avanzata degli alleati, cioè perché gli stessi comandi dei reparti, che spesso erano costituiti pure loro da giovanissimi, insomma, i comandi erano terrorizzati dall'avanzata, ecco, alleati, sentiamo... che si scatena poi questa rabbia, questa ferocia in modo gratuito, come lei giustamente, civili contro inermi, le popolazioni civili particolarmente inermi, particolarmente isolate, particolarmente ignare di quello che stava accadendo. Capite quanto è differente da quello che accade più a nord sulla linea gotica, con formazioni partigiane più organizzate e eccidi immensi come quello di Marzabotto, che rientravano dentro logiche diverse. Questo non significa naturalmente introdurre nessun elemento di attenuare in nessun modo la colpevolezza criminale, ma questo è il ricordo che Virginia Macerelli aveva fatto dell'eccidio di Pietranzieri. A novembre cominciarono a venire i tedeschi.
Dicevano che dovevamo scappare perché il paese doveva essere distrutto. Si sono presi tutti gli uomini per la guerra, anche mio padre e altri due miei fratelli, quelli più grandi. Il 16 novembre per primo hanno preso mio fratello. L'hanno portato a Pietransieri con i maiali e l'hanno ucciso. Poi hanno preso l'altro mio fratello e l'hanno ucciso in un boschetto. Poi, il 21 novembre, sono venuti di nuovo i tedeschi dicendo che dovevano ammazzare tutti quanti. Venne un tedesco, era bravo, e ci disse che dovevamo scappare, perché sarebbe venuta la SS e tutti kaput. Abbiamo cominciato a scappare verso Castel di Sangro. Dopo mezzanotte è arrivata la SS e ci hanno raggruppati. Poi hanno messo una mina e l'hanno fatta saltare. Dopo che la mina era scoppiata, i tedeschi cominciarono ad uccidere i feriti con la mitragliatrice. Io stavo sotto braccio con mamma. Ero la più piccola dei figli. Si sa che quando c'è un pericolo, la madre stringe a sé tutti i figli. Mia madre aveva uno scialle sulle spalle, come i tedeschi hanno mitragliato, è caduta ed è morta all'istante. Io sono caduta sotto a mamma e sono rimasta lì. Lo scialle di mamma mi ha coperto, tutti strillavano, poi è rimasto solo silenzio. Non si sentivano neanche più gli uccelli. Niente. Non si sentiva niente. Tutto il mondo era silenzio. Sono rimasta lì sotto a mamma, zitta. Non parlavo. Ero piena di buchi. Sono piena di buchi. Buchi che passano da parte a parte. Dopo un po' ho cominciato a muovermi, ma ho visto che c'erano solo morti. Morti. Uno sopra l'altro, tutti morti. I tedeschi si erano allontanati un bel po', avevano ammazzato e se n'erano andati. Dopo un po' però sono ritornati per vedere se i morti erano davvero morti. Andavano con la pistola in mano e con il piede spostavano la gente. Allora io abbassai la testa sotto lo scialle di mamma e così non mi videro. Sono rimasta sotto quei cadaveri per 2 giorni e 2 notti. Termina qui questa storia con lo scialle della mamma, questa particolare, quasi visionario, quasi letterario, che invece dà il senso dello stupore, dello scandalo, per lo sterminio anche per la salvezza, in questa testimonianza di Virginia Macerelli che X-Bore ha provato a trasmettere fino a noi in questa serata, in questo teatro di Casoli, dove la serata sta per terminare, ma con alcune cose dobbiamo raccontarle. Intanto, Manuele, vorrei sapere, Gianfrancesco, come si è depositata la memoria di queste stragi nelle comunità locali, quale elaborazione c'è poi stata, se c'è stata o se anche qui, per le vicende che in parte abbiamo già raccontato, l'elemento dell'oblio, della rimozione ha funzionato. Beh, io qui mi ricollego anche all'elemento del viaggio, perché durante il viaggio, incontrando e sapendo le popolazioni del nostro arrivo, cominciano ad emergere delle testimonianze. Spesso incontriamo persone che vengono a raccontarci di proposito le loro storie. È una memoria però che è rimasta sommersa per tanto tempo e soprattutto è rimasta confinata all'ambito locale. Si ricordava la strage di Pietransieri e la sua peculiarità nel panorama delle stragi, se si può fare chiaramente, mai una possibile fare una distinzione, però appunto una strage civile che ha una sua particolarità e che invece è rimasta confinata alla celebrazione locale, spesso come è successo anche in altri luoghi, dove giustamente le popolazioni locali hanno ricordato i propri morti, ma non sono diventati patrimonio collettivo della storia della resistenza o delle ferratezze naziste.
Allora, questi ultimi minuti li trascorrerò insieme a Maria Rosaria Lamorgia, contando sulla sua comprensione per i tempi, del resto è l'amicizia, del resto lei è una collega, è un ex collega, non so se è collega della RAI, è una bravissima giornalista, ma anche per ringraziarla, per gratitudine Maria Rosaria, perché questo libro che ha raccolto di testimonianze si chiama Terra di Libertà. È un libro, come lo stai, abbastanza semplice nella sua struttura, nel senso sono racconti di cose accadute qui. Sono racconti diversi di persone ignote e anche note e anche notissime, come sentiremo nella lettura finale di questa serata, che però raccontano qualcosa di straordinario. Non credo di farmi influenzare dalle emozioni di questi giorni, anche dal piacere di aver letto quel libro. Cioè, un'umanità, una realtà di questa terra d'Abruzzo, perché questo è un libro dedicato alle genti d'Abruzzo, che racconta intanto questa dimensione umanitaria della resistenza. Non so se il termine resistenza umanitaria rende bene, sì, quello, diciamo, che la popolazione che fece in quegli anni, anche quando non aderiva poi alla grande formazione partigiana o a una delle bande che poi confluì nel patrio della Maiella. La resistenza umanitaria è proprio quella, prima si diceva delle bombe messe nei casolari, di questa violenza della terra bruciata, però proprio in quei mesi, dopo l'8 settembre del 43, in questa zona qui, proprio la Maiella, diciamo, che fa un po' da spartiacque tra l'Abruzzo dove gli alleati stavano arrivando e sono arrivati prima, e l'Abruzzo che era ancora nelle mani del nazifascismo, la zona peligna, diciamo, e in questi casali, tra i contadini, gli allevatori, che cosa succede? Succede che un fenomeno particolare legato alla presenza di altri protagonisti importanti per la nostra storia, che sono i prigionieri alleati, che dopo l'8 settembre del 43 in Abruzzo c'erano anche dei campi di concentramento di prigionieri, uno molto grande, 3.000 prigionieri, era a Sulmona, al campo 78 di Fonte d'Amore, dove c'erano inglesi e alleati, prigionieri, sì, dei tedeschi, grande campo. Quando questo campo iniziò la grande fuga, trovarono ospitalità, aiuto nelle montagne, nelle campagne, tra gli allevatori e i contadini. Nacque quella che Roger Abson, un grande storico inglese, ha definito l'alleanza in attesa, che c'è stata anche in altre zone d'Italia, ma qui ha assunto un carattere particolare, è durato nel tempo, perché qui per lunghi mesi, tutto l'inverno del 43, è stata terra bruciata, c'è stata la guerra. Ricordiamo, c'erano anche i bombardamenti alleati da un lato, le truppe, certo, tedesche. E c'erano persone che aiutavano, nascondevano nelle proprie case, persone che fecero una scelta di coraggio, visto che il titolo è di coraggio e di viltà, della serata, sì. Fecero una scelta di coraggio ed erano persone semplicissime, forse un atteggiamento, prima diceva Emanuele, prepolitico. Per alcuni era prepolitico, per altri non era prepolitico, perché per esempio i grandi organizzatori della resistenza umanitaria, perché si basava proprio su quelli che sono i diritti umani di cui oggi parliamo, che poi sono stati riconosciuti, c'erano Mario Scocco a Sulmona e Roberto Cicerone, che in realtà erano personaggi che avevano fatto anche Mario Scocco una scelta politica, non socialista, Roberto Cicerone conosceva l'inglese, per esempio, e questo era un grande vantaggio per parlare con queste persone. Mario Scocco e Roberto Cicerone furono il lasciapassare che permisero a Carlo Azeglio Ciampi, che era soldato in fuga e che percorse il sentiero della libertà che da Sulmona porta a Casoli, permisero a Carlo Azeglio Ciampi di essere accettato, di superare la diffidenza dei generali, degli ufficiali alleati. Quindi è questa la resistenza umanitaria, la resistenza di tante donne che, come Maria Di Marzio, che era una contadina di Campo di Giove, che nascose nel suo pagliaio, nella zona che, insomma, accanto alla casa dove viveva, dei soldati inglesi. Poi ci furono storie di spionaggio, insomma, delazione. Ma Maria, ai soldati tedeschi che andarono lì, ai fascisti che andarono lì, disse: no, io non nascondo nessuno, e riuscì a farla franca. E dice: ma questo fatto mi venne, fu una reazione naturale. Ci fu il sacrificio, perché fu ucciso Michele Del Greco, che era un pastore, che al sacerdote che andò lì, dopo che fu arrestato per aver dato aiuto a una cinquantina di prigionieri in fuga, e al sacerdote che andò lì appunto per portargli l'estrema unzione, disse: ma io ho fatto, perché mi uccidono? Io ho fatto quello che voi
dite dall'altare. Io ho fatto, mi sono comportato da bravo cristiano, perché aveva dato aiuto a queste persone. Michele Del Greco fu ucciso in quello che allora era il carcere di Sulmona, la abbazia celestiniana. Ecco, questa è la resistenza umanitaria, una resistenza che poi anche questa è venuta fuori, diciamo, all'interno di una scuola. Prima sentivo il racconto del professore Di Agnone, grazie al lavoro di docenti coordinati da Mario Setta, da Adelaide Strizzi, da Franca Del Monaco ed altri, che aprirono un laboratorio con cui i ragazzi cominciarono a ricercare queste storie. Le ricercarono, e questo è importante per parlare della memoria, di come la memoria anche nostra forse è stata rimossa, oppure è stata chiusa in un cassetto, oppure era diventato un rito del ricordo. Beh, queste storie sono iniziate soprattutto grazie a ex prigionieri inglesi arrivati a Sulmona, esponenti del St. Martin Trust, che è una fondazione che vuole ristabilire, cioè volevano ringraziare, diciamo, chi li aveva aiutati, e portarono dei libri in questa scuola, dicendo: ma perché non provate a tradurli, perché non proviamo a ristabilire dei legami, promettendo delle borse di studio per i giovani. E da allora, erano alla fine degli anni 90, siamo arrivati ad oggi, noi percorriamo il sentiero della libertà e abbiamo anche tradotto questi libri di inglesi come associazione, che poi è nata all'interno della scuola. Ricordiamo questo sentiero della libertà, parola che sento pronunciare spesso. È il Freedom Trail. E si tratta di ripercorrere la strada che da Sulmona i prigionieri inglesi, e non solo inglesi. Facevano passando attraverso, salendo sulla Maiella, e riscendendo verso, diciamo, Casoli, che era liberata, insomma. E questo tracciato che noi facciamo è quello, lo fate perché ogni anno questo sentiero viene ripercorso da è un gruppo che si forma, diciamo, con la partecipazione soprattutto di studenti che vengono da tutta Italia. Quest'anno per esempio già sappiamo che torneranno i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Liceo Scientifico Classico di Cuneo. Ci si mette a fare questo? Noi la facciamo in 3 giorni, sono 60 chilometri, partiamo da Sulmona a Campo di Giove, Taranta Peligna, dove c'è il Sacro della Brigata Maiella, poi dalla Taranta Peligna arriviamo a Casoli. Ma non è solamente un trekking, diciamo, che è un no, po' no, di trekking ce ne sono molti. Camminiamo, è un modo, come dire, di far vivere la storia nei di luoghi, provando delle emozioni e ricordando chi l'ha fatto prima di noi questo sentiero. Tra quelli che l'hanno fatto prima di noi c'è appunto il presidente Ciampi, che lo fece il 24 marzo del 44. No, occorre porre l'accento sul fatto che buona parte di questa resistenza umanitaria, come viene chiamata, poi diventa resistenza armata, cioè si trasforma in formazioni partigiane vere e proprie. La Brigata Maiella, da questo punto di vista, è molto illuminante, perché i volontari della Brigata Maiella, dopo la liberazione dell'Abruzzo nel giugno del 1944, e quindi la liberazione del loro territorio, potevano anche tornarsene a casa, come facevano normalmente tutte le bande partigiane. Se non che costoro, circa 1500 uomini nei momenti di maggiore forza, decidono di continuare a combattere per liberare il resto dell'Italia, il nord dell'Italia. Cioè questi ripetono, diciamo, l'impresa dei mille, dei garibaldini, che loro stessi si chiamavano garibaldini della Maiella. Cioè, come Garibaldi con i mille parte dal nord e viene verso il sud per liberare il sud dal regime borbonico e creare l'unità d'Italia, così la Brigata Maiella parte da sud per liberare il nord dall'oppressione nazifascista, ricomporre l'unità d'Italia e dare all'Italia l'indipendenza e la libertà, che sono i valori di cui si nutre la nostra società. Ancora solo una oggi. Cosa voglio dire, aggiungere, perché spesso, ecco, tra le tante memorie poco coltivate, non dico rimosse, insomma rimaste nascoste, molte riguardano le donne, no? Le donne partigiane, tra l'altro, e anche nella nostra regione ci sono state partigiane armate, ma partigiane che facevano parte della resistenza umanitaria, e mi sento proprio il dovere di ricordare una figura particolare, che è quella di Iride Imperoli,
che era una donna bellissima, io ho avuto la fortuna di conoscerla ormai prima che morisse, che era una sarta, e beh, Iride Imperoli divenne la staffetta che da Sulmona teneva i contatti tra i prigionieri che erano fuggiti e volevano ricongiungersi con l'esercito alleato e il Vaticano, Monsignor O'Flaherty, dove c'era una centrale, diciamo, che aiutava, dava aiuto anche economico a questi prigionieri, e lei nascondeva i messaggi nei gomitoli di lana che portava con sé, nei filati, perché andava a Roma con la scusa di dover andare a fare acquisti per l'attività che svolgeva. Fu anche presa dai tedeschi, rinchiusa a Civita Quana, riuscì a fuggire e non rinunciò a fare la staffetta. Allora sì, una storia che abbiamo sintetizzato, ma è davvero lunga anche geograficamente e gloriosa. Tra l'altro nel castello di Casoli c'è una piccola, ma insomma non tanto piccola, mostra fotografica che fa vedere molti momenti particolari della Brigata Maiella, soprattutto questa cosa che ricordava Costantino Fenice e che mi permetto di sottolineare, cioè la Brigata Maiella libera l'Abruzzo, non si scioglie, passa, poi mi sembra incorporata con la Brigata Polacca, no? Con i polacchi, e continua a combattere. Il secondo corpo polacco, quindi tra tutte le Marche, attraverso tutte le Marche, libera Pesaro, arriva a Bologna, si scioglie in una cerimonia di bellissime foto, ho visto della cerimonia di scioglimento a Castel San Pietro, se non sbaglio, cioè vicino a Bologna, ma una parte continua a combattere fino ad Asiago. Quindi questa, a paragone con i Mille, insomma, non è assolutamente infondato, nel senso c'è una lunghezza anche proprio geografica dell'impegno che naturalmente dice qualcosa del suo valore. Venendo qui il 25 aprile scorso, il presidente Mattarella ha detto il 25 aprile è cominciato qui, possiamo dire proprio qui fuori, per non essere troppo enfatici, perché fuori dal teatro c'è la targa che ricorda il luogo dove una di queste prime bande poi federate, diciamo, dai patriotti della Maiella si era riunita proprio in queste strade. Stiamo per arrivare alla fine di questa serata, non è ancora la fine, ascolteremo qualche altra voce e qualche altro suono, quindi ringrazio. Ah, venuto da solo Santino? Diciamo, seguo, visto che non c'è più tempo, l'ultimo brano. Ah, come no? Uno dei capolavori, una delle tante perle che Roma hanno donato al mondo, O Cicciurnia. Un viaggio, un po' nel viaggio che abbiamo condotto questa sera musicalmente, e toccando tanti stili musicali differenti, che sono tante comunità che hanno dato un contributo alla storia musicale europea. Vorrei ricordare che nel periodo romantico, quando si affermano i concetti di nazione, di folklore locale, di radici culturali e di libertà, tanti compositori si sono rivolti proprio al mondo rom. Parliamo di Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Smetana, oggi Goran Bregovic. Quindi una schiera infinita di musicisti colti che hanno attinto a piene mani. Quindi faremo un po' un viaggio all'interno finale di questo. Va bene, bene? Grazie. Oggi giorni. Thank you.
Grazie. Questo è Santino Spinelli. Alexia, il suo gruppo è dietro nei camerini già, perché stiamo per terminare questa serata. Io vorrei almeno per qualche secondo salutare il sindaco, venga, Massimo Tiberini, perché sai cosa le vorrei chiedere, perché abbiamo poco tempo, cosa lasciamo noi con questa serata? Cosa adesso noi andiamo via, insomma, abbiamo quasi finito, sentiremo un'altra voce importante almeno rappresentata qui, ma insomma la serata sta per chiudere. Cosa lasciamo secondo me personalmente lei? Lasciate un orgoglio unico, ma sicuramente a tutti gli intervenuti e agli ascoltatori a livello nazionale lasciamo la consapevolezza di entrare nel merito delle cose, di guardare i documenti, di ricercare nella storia e di capire quello che è successo, sia nella testualità dei documenti e sia negli occhi di chi ha vissuto quell'epoca. Quindi avremo proprio una testimonianza unica e uno spirito critico da voler conservare. Grazie. Adesso io vorrei, insieme a voi, qui ci sono ancora Costantino Felicia, che ringrazio sempre per il suo lavoro qua, ma soprattutto per quel grande libro che è il libro dedicato alla Brigata Maiella, dalla Maiella alle Alpi, appunto alle Alpi, perché ha voluto descrivere tutto quasi come il racconto dei mille, appunto i grandi libri dedicati ai mille. Ringrazio molto Manuele Gianfrancesco, la sua carriera di storico che è cominciata con quel viaggio tracciato della linea Gustav. Ringrazio molto Maria Rosaria Morgia, il suo lavoro, il suo libro, l'ho già detto, ma veramente molto pieno di storie, Terra di Libertà, storie di uomini e donne nell'Abruzzo della Seconda Guerra Mondiale, è stato pubblicato con le edizioni Tracce da una meritoria fondazione che si chiama Pescara Abruzzo. E soprattutto grazie al lavoro dell'Associazione Il Sentiero della Libertà. E l'associazione che lei presiede, questa, credo sì. che presiede, che... Quando è il prossimo? Grazie quando al Presidente Ciampi. Partiamo il 3 maggio il Sentiero della Libertà. Sulmona e arriveremo a Casoli il 5 maggio. 5 maggio prossimo. Il Presidente Ciampi questo percorso l'ha fatto quando era un soldato. Ed è venuto alla prima edizione del Sentiero della Libertà. E c'è una traccia 2001. Di questo racconto che voi avete pubblicato, che ora chiederei a X Borea di leggere per noi. Giunsi a Scanno dopo l'8 settembre 1943 quasi per caso, dopo aver provato come tanti giovani militari l'amarezza della dissoluzione dell'esercito, l'umiliazione della disfatta, la rabbia perché non ci era stato dato modo di reagire. Nel silenzio di queste montagne si avviò un dialogo, una riflessione in primo luogo all'interno di noi stessi, con le nostre coscienze. Riconquistammo la serenità dei nostri stati d'animo a mano che acquisimmo la consapevolezza intima dei valori alla base della vita di una collettività. In primo luogo, la libertà, interpretata e applicata nel quadro del vivere in comune. Il rispetto cioè della libertà e dei diritti degli altri come condizione per rivendicare la libertà e i diritti propri. Rinacquero in noi il sentimento dei valori che uniscono una comunità, che ne fanno un tutt'uno, i valori delle tradizioni, della cultura comune, tutti quegli elementi che costituiscono la patria, le nostre radici, la terra dei nostri padri. Se fummo capaci di ritrovare i punti cardinali di riferimento, di riconquistare la serenità dell'animo, di fare le conseguenti scelte e di perseguirle con determinazione, di sentirci di nuovo parte viva di una società di uguali, ciò fu dovuto al clima umano che respirammo in queste montagne, in questa terra d'Abruzzo. Una popolazione povera, provata da anni di guerra, semplice ma ricca di profonda umanità, accolse con animo fraterno ogni fuggiasco, italiano o straniero. Vide in loro gli oppressi, i bisognosi, spartì con loro il pane che non c'era. Visse quei mesi duri di retrovia del fronte di guerra con vero spirito di resistenza, la resistenza alla barbarie. Queste sono le parole di Carlo Azeglio Ciampi che abbiamo voluto riportare qui in questa, chiudere questa serata con questa immagine, spartire il pane che non c'era, che è davvero un'immagine che rende merito di quello che questa comunità ha fatto in quegli anni. Ora noi vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo intanto i tecnici che hanno permesso questo lavoro, Franco Fiori e Stefano Silvestri.
la parte di Radio 3 che si è trasferita qui in questi giorni, c'è cioè Monica Donofrio, Pier Pugliese e Florinda Fiamma, Sara Sanzi e Alessandro Petrocco hanno permesso questa sera un racconto sui social che insomma non ho visto, ma magari qualcuno qui in sala ha condiviso. Ma soprattutto vorrei ringraziare voi, vorrei ringraziare il Comune di Casoli, non solo l'istituzione qui rappresentata al singolo, ma la comunità, diciamo, che è stata con noi in questi giorni, la Protezione Civile, il personale qui del Teatro Comunale, ma soprattutto i cittadini e le cittadine di Casoli e dei centri dei paesi vicini che abbiamo incontrato in questi giorni, abbiamo imparato a conoscere, abbiamo ascoltato le loro storie, abbiamo goduto della loro ospitalità. L'ospitalità abruzzese ha conosciuto pagine senz'altro più gloriose e importanti di quelle che avete esercitato nei nostri confronti, ma noi per questa parte modesta che ci ha riguardato vi ringraziamo davvero tutti e speriamo di tornare qui a continuare a raccontare con voi questa storia. Speriamo che questa storia, ora consegnata attraverso Radio 3 ai cittadini di tutta Italia, attraverso gli strumenti, i libri che abbiamo citato, i siti che abbiamo citato, coinvolga ancora più persone, perché è davvero una storia esemplare, ma anche la storia comune del nostro paese, del nostro tempo, non solo del tempo che è alle nostre spalle. Io vi saluto e vi ringrazio davvero tutti e cedo la linea a Andrea Penna e a Radio 3 Suite. Grazie davvero.